Vabbè, uno degli amici che abbiamo conosciuto in questi 10 anni di fan club, i nostri grandi amici, Cristian Ciarona. Abbiamo conosciuto che era ancora piccolo, adesso quest'anno ha 18 anni, è diventato maggiorenne. Ok, adesso scendo giù io. Vincenzo, ti prego di fare dirette dal lato, non dal centro, sennò stai in tutti i video ufficiali, guarda, è una cosa incredibile. Non gli posso di male perché ha portato 200 sponsor, 25.000 donazioni più una tavolata a pranzo, quindi un applauso a Vincenzo. Ciao Vincenzo! Ti consigliamo pure una diretta ogni tanto, dai. Allora, io lascio la parola a Emily e Sergio, oppure mandiamo prima il video, oppure vuoi introdurlo, dimmi tu, come preferisci. Mandiamo prima il video e poi dirai le tue parole dopo. Allora, vi lascio il microfono intanto. Intanto va salutato Cristian, buongiorno a tutti. Ovviamente un ringraziamento va a Diego, va a tutto il Fans Club che ci ha comunque invitati. E cosa dire? Scusate, sono emozionatissima. Nonostante questo video l'abbiamo imbastito io ed Andrea Brusa, ma ogni volta il cuore batte e comunque le lacrime scendono. Vi diciamo che in questo momento stiamo, come anche il papà di Diego sta insomma cercando di raggiungere dei traguardi, degli obiettivi, di poter insomma raggiungere un po' di benessere. Anche noi in quest'ultimo periodo stiamo effettuando diversi controlli in giro per l'Italia, e perché comunque vogliamo garantire sempre il massimo benessere a Cristian, che è la nostra ragione di vita. Approfitto, per chi magari fosse interessato, io ho scritto questo terzo libro che ho intitolato Cristian e il suo mondo a colori. Chi volesse leggerlo, volesse acquistarlo, noi siamo insomma al tavolo del Fans Club, Nova di Fans Club di Chiaravalle. E in questo libro ho racchiuso tanti valori, tanto amore e tutta la nostra realtà, che è un po' surreale, però siamo comunque dei lottatori e combattiamo finché il buon Dio ci darà la vita. E penso che basta, quindi ci devo. Sì, no, assolutamente, anzi vi volevo cedere la parola prima perché ero emozionato. Vai, amore. Io sono felicissimo, buonasera a tutti. Dicevamo prima con Diego, con altri amici, che non ci vedevamo da una vita. È bello essere di nuovo in mezzo a voi, è bello ritornare alla vita, perché questi ultimi 3 anni sono stati qualcosa di allucinante. Quindi grazie dell'accoglienza, è sempre un piacere stare con tutti voi, e per le persone che non conosciamo, insomma, grazie che partecipate a questi eventi, perché poi ci sono tante situazioni nella vita che hanno bisogno insomma dell'aiuto di tutti, quindi grazie di essere qui a tutti. E ovviamente, se me lo permettete, visto che comunque Cristian prima vi ha salutato, passo la parola anche a Cristian. Che dici, Diego? Grazie. Grazie per noi. Penso che dare un piccolo contributo al benessere di Cristian è la cosa più bella che ci può essere.
quindi chi non ha ancora il libro magari che può essere interessato lo può chiedere a loro, a me, quando volete, anche non oggi, perché capisco che oggi le spese già sono tante, quindi anche in un'altra occasione noi siamo sempre disponibili a consegnarlo, quindi grazie ancora. Poi proseguiremo con la musica, con la lotteria, con la torta alla fine del pranzo e ci rivediamo quindi dopo.